incontrare questi due giovani compositori, Raffaele Grimaldi e Vittorio Montalti, per me ha significato cercare di entrare proprio nel loro immaginario prima che nella loro musica. In queste due opere il teatro non era esplicito, il teatro rimaneva sommerso, e allora io ho avuto il compito di tirarlo fuori, ho avuto il compito di svelarlo, potremmo dire di stanarlo. Quando ci è stato insomma chiesto di scrivere un'opera contemporanea, un'opera scusate, teatrale su tema comico, ironico, abbiamo pensato che la prima cosa che ci interessava fare è quella di auto-ironizzare sulle nostre personalità fondamentalmente. Scenicamente, soprattutto nella scena finale, vi è questo caos che sintetizza appunto la rottura della tradizione con il contemporaneo, ma a scapito di tutte le parti, tant'è vero che dalla macchina non esce il paziente compositore che vi era entrato, ma tutt'altro personaggio assurdo, astratto. Ho cambiato l'ordine di rappresentazione delle due opere proprio perché mi serviva mostrare al pubblico proprio il passaggio da una creazione che in qualche modo manteneva i piedi per terra ad una creazione che invece iniziasse a volare, iniziasse a spostarsi precipitosamente, no? Verso una nuova forma e credo indispensabile di comunicazione. Rispetto ad un'opera tradizionale, diciamo, quello che ho fatto e che credo sia importante fare oggi è quello di non pensare necessariamente ad un'opera con che si regge su una trama ben precisa, ma piuttosto di evocare delle immagini. Ed è effettivamente abbastanza surreale, sono dei dialoghi che alla fine non sono dei veri dialoghi, sono delle evocazioni. E ecco, questa è un po', diciamo, la cifra che abbiamo dato allo spettacolo, e penso anche poi dopo ovviamente c'è stato il supporto fondamentale della regia che ha unito tutto quanto. Non è detto che prima o poi non lo metteremo in scena invece teatralmente, proprio per il teatro, e magari sarebbe molto interessante che Vittorio curasse la colonna sonora dello spettacolo.